Gabriele Cirilli è stato ospite di Oggi un altro giorno, il programma condotto da proprio la simpatica Serena Bortone, il famoso comico italiano abruzzese se non erro. Ha parlato di questa ottima carriera sfavillante della sua famiglia, dell'amata madre, ma anche dell'amata moglie, da cui è sposato ben 37 anni di tempo. In particolare Cirilli ha ricordato l'amore per la madre, no? La quale purtroppo è morta, ma non sarebbe riuscito purtroppo a salutarla. Ma ha fatto sapere lo stesso Cirilli, che tanto vediamo in TV sorridente, del fatto che avrebbe sofferto di depressione, sarebbe stato lui stesso a informare tutti all'interno dello studio. Eppure siamo abituati a vedere Gabriele Cirilli sempre allegro, sempre brioso, sempre con il sorriso sulle labbra, ma anche uno come lui, un personaggio simpatico, meraviglioso e straordinario, può effettivamente parlando soffrire e ha effettivamente parlando sofferto, secondo la mia opinione. E parla poi della moglie, la madre, moglie nome Maria e del rapporto con lei. Insomma, tante belle cose, tante cose dette, però non voglio togliervi la curiosità di vedere la puntata di Oggi un altro giorno condotta da Serena Bortone. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Italiano. Questo video non vuole ledere la privacy di Cirilli, ma solo informare eventuali persone di ciò che Cirilli avrebbe detto, nel pieno rispetto della sua persona e della sua privacy. Ciao da Leandro, narratore italiano.